Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Ferrari, chef di Unico Milano. Da 35 anni faccio il cuoco. Il vocabolo che mi piace di più quando ci si riferisce a uno che fa il nostro mestiere è cuoco, perché questo è l'appellativo che riguarda colui che sta in cucina. Chef si diventa con il tempo e con l'esperienza. Come dicevo, sono 35 anni che ormai sto in cucina. Tra le mie esperienze più belle ci sono state la collaborazione con grandi cuochi, primo fra tutti il grande Angelo Paracucchi, che negli anni 80 mi ha dato modo di capire cosa volevo veramente diventare da grande. E quindi con un breve inizio come comì di cucina nel suo ristorante la Locanda dell'Angelo alla Meglia e poi a Parigi al ristorante Carpaccio. Qui ho veramente capito che la mia strada sarebbe stata volta alle grandi esperienze, alla grande dedizione in cucina e quindi alla passione che lega tutto indissolubilmente per chi vuol fare questo tipo di mestiere a quello che poi è il risultato finale. La mia ricerca in cucina è volta a cercare e trovare le radici di quello che è il nostro patrimonio gastronomico, per cui sono un appassionato di storia e nella fattispecie di storia della gastronomia. Sono dedito alla ricerca del cibo perduto. Mi piace andare alla ricerca di tutte quelle materie prime che si stanno perdendo e faccio punto fermo, ho come punto fermo appunto e come punto di partenza la cucina povera. La mia cucina parte dalla mia zona di provenienza, quindi la Lombardia, quindi la cucina povera lombarda, e diciamo a spirale si muove intorno a tutte quelle che sono state le esperienze fondamentali della mia vita. Quindi da Pavia, la cucina ligure che ho amato e che amo e che amo sempre riproporre in chiave rivisitata, la cucina di costa e la cucina siciliana delle isole minori, quindi delle isole Eolie, che mi ha dato diversissimi spunti su cui poter rielaborare diversi piatti che ancora oggi propongo nella mia cucina, e tutta una serie appunto di esperienze legate ai viaggi e a quello che un viaggio ti può lasciare in termini di ricordo di odori, colori e sapori. Per cui la curiosità mi ha sempre dato lo stimolo giusto per trovare qualcosa che mi aiutasse sempre a rinnovare il mio bagaglio gastronomico e quindi la mia proposta. Quello che auguro a tutti voi che state iniziando a intraprendere questo percorso è di trovare gli stessi stimoli e di avere sempre la curiosità che serve per stare in cucina, quindi la vera motivazione è la curiosità unita ad una buona dose di passione immancabile e all'amore per questo mestiere, che sicuramente facile non è, ma come si usa dire, se fai un lavoro che ami, non avrai lavorato un giorno nella tua vita.